sfollati dalle baraccopoli romane dell'immediato dopoguerra, siciliani, friulani, calabresi, romagnoli, giuliano dalmati. E poi ci siamo noi, quelli del villaggio Africa, profughi dalle colonie fasciste in terra libica, tutta gente strappata via da altre terre che deve ferocemente inventarsi una nuova esistenza. I ragazzetti con cui faccio a botte, con cui ci palpeggiamo i genitali, le ragazzine che ci accompagnano nelle spedizioni di caccia, alle quali chiediamo sempre di farci vedere cosa hanno là sotto, in mezzo alle gambe, la sua manta, oppure un albero, come fanno a cadere le foglie in un certo periodo, una sola foglia magari. Ecco, tutto questo fa parte del perché ho continuato e del fatto che sono arrivato a raccontare. Io penso che il racconto è uno dei modi per poter salvaguardare questi altri mondi. E certo, hanno a che fare forse con la dimensione della fiaba, che poi in qualche modo è stata quella che mi ha permesso di continuare a fomentare immaginazione. Però Einstein diceva che l'immaginazione è una forma di conoscenza. A scuola non mi dicevano così. Fiabe popolari, Cappuccetto Rosso. Biancaneve. Sì. Allora, lì ho cominciato a dire, ma dov'è che, come è potuto accadere questo? Allora sono cominciato a riflettere, sono andato un po' indietro nel tempo e credo che, io di questo sono molto convinto, che più storie si raccontano a un bambino e più l'orecchio è capace di trasformarle in parole e che a sua volta può diventare un raccontatore. Io ho due grandi voci che mi hanno permesso di diventare quello che sono. Nell'infanzia, una è quella di mia madre, una è quella di mia nonna. Mia madre era una lettrice, cioè la maestra, e mi leggeva le fiabe. Mi leggeva le fiabe quando stavo male, quando avevo la febbre, io non vedevo l'ora di ammalarmi, e leggeva la letteratura. Quindi lì imparavo le parole, la costruzione dei verbi, il congiuntivo e il condizionale, che sono difficilissime, e anche parole difficili, zaffiro, che non sapevo cos'era. Tutte cose che poi dovevo tentare di immaginare, di riempire quelle parole mantiche. Che cos'era? E poi 9 maggio 1978 aprono il portellone di un'auto, una Renault rossa. Il corpo di Aldo Moro si rivela. Sarà l'ultima sua immagine pubblica. Poi quei fotogrammi continueranno a parlare come parlano le immagini alla nostra memoria. Guardo quell'auto. La Renault R4 era per antonomasia l'auto del movimento. La trovavi di seconda o terza mano, consumava poco, era come un'auto di sinistra. Aveva un cambio a mano duro che sembrava di guidare un tram e cambiare le marce, delle sospensioni che ogni curva sembrava di stare in barca. Su quell'auto abbiamo fatto le prime on the road nostrane. Abbiamo fumato i nostri primi spinelli, ascoltato la musica di quegli anni, sempre in tanti, in troppi, pigiati sopra quei sedili scomodissimi. La guardo ora e vedo che in qualche modo ci stanno togliendo anche questo. Quell'auto adesso è un carro funebre, ma non si sta celebrando solo la morte di Aldo Moro. Qualche mese dopo sono solo in casa, fa molto caldo, le finestre sono aperte, notte fonda. Sono seduto al mio tavolo. Sopra il ripiano ho appoggiato la mia agenda, tutta consumata. Sulla copertina c'è il timbro di quando l'ho comprata, 1968, sono passati 10 anni. Comincio dalla lettera A. Strappo la prima pagina, poi la avvicino un posacenere e la faccio in un altro modo. Adesso dico, ho cominciato a pensare, però non è che è andata così. Il mio teatro è un work in progress. Le cose le capisco perché vedo accadere delle cose. In particolare volevamo iniziare la scena con due pescatori che pescavano e avvistavano la balena. Io pensavo che fossero loro due che la vedevano, che vedevano quello che succedeva. Quindi cominciamo con l'improvvisazione con Michael e George, erano due che vanno a pescare con una maglietta, con una canna che si erano costruiti, e cominciano a farsi le battute mentre stanno pescando. Siccome a loro piaceva tantissimo fare teatro, queste battute a un certo punto duravano un quarto d'ora, cioè era impossibile che due pescatori leggessero la sua, anche se erano divertentissime, erano veramente due clown praticamente. Quello tirava, l'altro diceva, no, stai zitto, ho preso il pesce, no, prego, guarda che amo, che me. C'era tutta una storia che non c'entrava con la cosa, però era l'inizio. E mentre lo guardavo a un certo punto dico, caspita, ma questi due
hanno una capacità di racconto notevole, ci stanno facendo vedere una pesca senza pittura. Mirto mi costruisce una partitura, non posso improvvisare più di tanto, sono e dentro una gabbia. Sei più attore, c'è cioè, un passaggio dal narratore all'attore, c'è sì, in parte sì, restano anche frammenti di narrazione. Insomma, sei un creatore a 360 gradi, perché lo spettacolo prende proprio forza da questo insieme di elementi in cui c'è il corpo dell'attore, ma in realtà c'è uno spettacolo assolutamente completo, con tante immagini, con una forza che non deriva soltanto dalla parola, ma da tanti altri elementi. Quindi questo poi è un teatro che a me appartiene tantissimo, perché vengo appunto dalla danza, dalla ricerca, da tante forme. Festival dei Polverici. E diciamo che proprio con il lavoro. Ma no, all'inizio senza neanche cattiveria. Insomma, vabbè, adesso non vi voglio raccontare tutto lo spettacolo. Uno dei momenti dello spettacolo, fondamentale però, è la musica, è sentire cosa succede, ed è questo. O si chiama, quindi lo lancio, così faccio una sottoscrizione per capire, non faccio un referente. Potrebbe essere o i cinque della pietra oscura, oppure la pietra oscura, oppure le quattro pietre, oppure le quattro pietre del secondo mondo, oppure il sigillo del secondo mondo. Detto in fretta, no? Perché so che dobbiamo poi riascolterai in conto questa serata, forse qualcuno mi arriva qualche dritta, nessuno di questi funziona. Allora Marco Bagliani, noi ci abbiamo provato, non era facile riuscire a chiudere in un'ora e 45 circa, insomma tutto un percorso, ci eravamo fatti tutto un percorso, una scaletta molto ricca. Beh, ma io credo che abbastanza. Ma le parole di quello che abbiamo ascoltato, insomma dei tanti tuoi spettacoli importanti, insomma, a partire da Colasso, ma arrivando fino a Una notte sbagliata, il tuo ultimo spettacolo, possano raccontare appunto il tuo teatro, che abbiamo ormai detto sociale, politico, civile e comunque sempre attento a chi viene ad ascoltarti e a vederti. Dunque ringraziamo moltissimo per averti avuto ospite, per grande occasione questa qui, a tutti di poter raccontare tanti anni di vita in una serata così importante, con l'ascolto, con la radio strepitosa, la cosa. Beh, abbiamo fatto tantissime cose con Radio 3 e tantissime cose continueremo a fare. Allora, grazie.